Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme uno scrub per risolvere il problema della follicolite. Ci tengo a dire che voi potete fare tutti gli scrub che volete per andare a dare un rinnovo cellulare, però non utilizzate per nessun motivo al mondo gli oli, perché se andate a utilizzare gli oli andate ad ungere la pelle e in questo caso, sia per quanto riguarda la follicolite sia per quanto riguarda delle zone con molti brufoli, gli oli non vanno assolutissimamente bene. Quindi se avete degli scrub fatti in casa se avete già comprato degli scrub contenenti olio, evitate di usarli in quelle zone. Fatene uno fatto in casa super economico, ma non utilizzate lo scrub con all'interno l'olio per le zone con brufoli o follicolite. Iniziamo subito. Ma prima di iniziare ricordati di iscriverti al canale, commentino qui sotto, metti un like se il video ti è utile e fammi sapere che altro video vorresti vedere sul canale. E ora sì che iniziamo subito con questo video. Allora, scrub semplicissimo, perché andiamo a utilizzare solo del caffè e dello zucchero. Non andiamo a metterci nessuna componente che lo vada a compattare, perché andiamo ad utilizzare direttamente l'acqua sotto la doccia, che è l'unica cosa che appunto non può ungere la pelle, quindi non può, tra virgolette, darci problemi. Quindi io adesso semplicemente vado a mettere un po' di caffè, che è ottimo anche per rinnovare appunto le cellule della nostra pelle, quindi per rimuovere le impurità. Un pochino di zucchero, potete utilizzare anche lo zucchero di canna. La cosa bella di questi due ingredienti è che hanno spessore differente e quindi, se vedete, comunque è più semplice andare a rimuovere anche i piccoli brufoletti o le zone con follicolite con peli incarniti, perché hanno dimensioni diverse questi granuli. Ovviamente mischiatelo un po'. Poi, non tutte le sere, due volte a settimana, andate appunto sotto la doccia e bagnate leggermente lo scrub. Ovviamente non bagnatelo adesso se fate la doccia tra 2 ore, perché sennò diventa poltiglia. Abbiamo bisogno che sia il più possibile denso. Bagnate leggermente lo scrub con acqua e lo passate, lo massaggiate per 2-3 minuti e poi risciacquate, mi raccomando, in modo appunto accurato, con acqua tiepida. E questo è tutto. Io spero di esserti stata utile, iscriviti al canale, lascia un commentino qui sotto, metti un like se il video ti è piaciuto, ti mando un grosso bacio, seguimi anche su Facebook, su Instagram e sul blog e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!